Ognuna delle scuole genovesi che parteciperà al progetto Sentinelle dell'Aria riceverà un sensore come questo. È un sensore dedicato alla misura di anidride carbonica, oppure o CO2 come si nota. Il quadrante di questo strumento è molto luminoso e di ampie dimensioni e riporta la concentrazione di anidride carbonica in parti per milione, ppm, riporta poi anche la temperatura. Che può essere espressa sia in gradi Celsius che in gradi Fahrenheit, e anche l'umidità relativa. Sulla parte alta del quadrante si può leggere quant'è la carica della batteria e se è stato inserito o meno l'allarme che scatta quando la concentrazione di anidride carbonica supera un determinato valore che è 1500 parti per milione. La scala delle misure va da un fondo iniziale di 400 ppm fino a un massimo di 5000 ppm. Una scala cromatica, sempre sul display, ci dà un'indicazione in base alla concentrazione di anidride carbonica della qualità dell'aria. Se questa, come in questo caso, è verde, la qualità viene considerata buona e questa scala va da 400 a 700 ppm. Se l'aria, la concentrazione aumenta, andiamo da 700 a 1500 ppm, si passa a una scala cromatica gialla, in questo caso l'aria ricettabile, e per concentrazione superiore ai 1500 fino appunto al fondo scala che è di 5000 ppm, l'aria è cattiva. Superati i 1500 ppm, se l'allarme sonoro è inserito, questo scatta e segnala che questo è giunto il momento di dover aprire le finestre. Qualora si fosse dentro un'aula per poter aleggiare. L'aleggiamento ovviamente continua fino a quando i valori non rientrano nella scala cromatica verde. Questo sensore è uno strumento che può essere definito di precisione, garantisce misure accurate, grazie a un sensore dedicato, un sensore all'infrarosso, predisposto per la banda di massimo assorbimento dell'anidride carbonica, quindi come dire, è un sensore proprio dedicato alla misura di anidride carbonica. Lo strumento è dotato di una batteria al litio, che è una batteria ricaricabile tramite un cavetto USB che è in dotazione, che si inserisce in questa presa, e la carica, che peraltro è segnalata dall'icona che compare in alto, permette di avere una carica di alcune ore, il che permette anche di avere un uso mobile di questo strumento che può essere portato in giro per andare a fare misure in luoghi diversi da quello in cui è stato in qualche modo predisposto. Questo strumento ha anche la possibilità di essere agganciato a parete, in quanto è dotato di un opportuno foro che permette di attaccarlo a parete e quindi di poter essere in qualche modo visionato dall'intera aula. Sul lato superiore ci sono i tre tasti che permettono di regolare il sensore stesso. Quello col segno meno a sinistra, con una breve pressione, spegne o accende il visore. Quindi con questa funzione il visore può essere spento, quindi si aumenta l'autonomia della batteria, ma le misure continuano e l'allarme, qualora fosse inserito, è in grado ancora di funzionare. Una lunga pressione sul tasto centrale spegne o accende il visore. Visore spento, riprimiamo. Il visore riappare, ma riappare col valore di base di 500 ppm e ci vuole circa un minuto affinché il sistema si metta di nuovo in equilibrio per dare la misura della concentrazione nella situazione in cui il sensore è stato posto. Una rapida pressione del tasto a destra, quello col segno più, permette di scegliere tra i gradi Celsius per la temperatura o i gradi Fahrenheit. Sempre una pressione continua, sempre questo tasto più, permette di spegnere l'allarme, l'icona in alto, oppure di ripristinarlo. Una volta ripristinata, questo è l'allarme, l'allarme, come ho detto, comincia a suonare quando si supera i 1500 ppm. Facciamo una prova, nel senso che
Ecco, da notare che sia sui lati che sull'esterno ci sono delle superfici forate che sono quelle che permettono di avere il contatto con l'aria esterna e quindi per misurare effettivamente la concentrazione di anidride carbonica. Ecco, alitiamo, soffiamo sul sensore, vediamo che succede. Dopo un certo numero di secondi il conteggio comincia a aumentare. Ecco qui, e l'allarme suona. Per spegnerlo, ovviamente la concentrazione continua a aumentare, si preme a lungo sul tasto 1. Il sistema di misura ha una certa inerzia, come potete vedere in questo caso. Sta continuando a misurare con valori crescenti l'anidride carbonica che è stata insufflata appunto alitandoli vicino. Già questa prima cosa può essere utile per capire come appunto una fonte di emissione di anidride carbonica è l'ispirazione di tutti gli esseri viventi a sangue caldo e non solo. Perché questo è uno degli aspetti che potrebbero far parte del corso, delle cose che si possono fare con questo sensore. Ecco, in questo momento è cessata, come dire, l'emissione di anidride carbonica, il sensore rapidamente scende per tornare a quello che sono i valori normali. È da tenere presente che prima dell'avvio dell'uso del sensore bisogna calibrarlo. Cioè, sostanzialmente bisogna che il sensore parta avendo fatto una prima misura in un ambiente privo di una fonte di contaminazione dell'anidride carbonica. Per fare questo bisogna scegliere una finestra, un balcone, un luogo aperto, dove non ci sono neanche persone che stiano circolando, dove mettere il sensore. Ed è l'operazione che adesso faremo. Per effettuare la calibrazione bisogna posizionare il sensore su un balcone esterno, un luogo aperto, possibilmente areggiato, senza persone intorno, come potrebbe essere in questo caso. Per la calibrazione, la prima operazione da fare è quella di spegnere il sensore schiacciando a lungo il tasto centrale. Fatto questa operazione, per la calibrazione bisogna premere contemporaneamente i tre tasti presenti sulla parte superiore. Scatta un conto alla rovescia che dura appunto 195 secondi. Terminata la calibrazione, per un minuto il sensore si è posizionato sul valore suo di fondo di 500 ppm e successivamente è tornato al valore minimo, questo 409 ppm, che la concentrazione di anidride carbonica in questo momento nella zona dove sto, in Val d'Aveto, ed è un valore interessante perché può essere confrontato con quello che sta misurando in questo momento sull'isola di Mauna Loa, l'osservatorio internazionale che da diversi decenni sta misurando l'anidride carbonica dell'atmosfera e documentando l'aumento della concentrazione dell'aria. Questo valore 10 anni fa era decisamente più basso, questa calibrazione, di qui il motivo di fare le calibrazioni con una certa frequenza.